Sebe, Chiara, sempre in grazia. E la bella ricezione di Claudia, purtroppo è andata fuori, però bravo. Adesso punto numero 2 per i gialli, siamo 23-16. Roberta che fa un bel pallonetto, San Giuseppe fa buona parte, gira diagonale, ancora punto. Vorrei nuovamente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato nuovamente a questo terzo torneo. Un applauso a loro che hanno reso possibile questa ennesima serata di sport in ricordo di Franco La Rosa, che per noi tutti di Pontemulo è stato qualcuno importante per quanto riguarda lo sport. Non perché era mio padre, però penso che un po' per tutti i giovani è stata una guida, per chi ha fatto pallavolo, per chi ha fatto calcio, insomma ci ha seguito un po' tutti. Bene, adesso possiamo procedere con la prevenzione. Ringrazio tanto il parroco e il sindaco di essere qui da noi. Iniziamo con i quarti classificati, che se non sbaglio sono la squadra dei bianchi. Viene a ritirare Francesco, ritira lui per tutti quanti.
pregherei il parroco se per favore vuole premiare i ragazzi dei bianchi. Un applauso comunque anche se quarti classificati, grazie per averci reso, aver reso onore. Le medaglie, benissimo, passiamo adesso al terzo classificato. Inviterei un componente del comitato, visto che siamo parte integrante di questa organizzazione, Giuseppe La Rosa, che è un nuovo membro del comitato festeggiamenti e che ci sta aiutando con un po' tutti a realizzare qualcosa di interessante, cercando di fare sempre qualcosa in più. Andiamo a premiare la terza squadra, che sono i blu, quindi sei solo tu oppure ci sono anche gli altri? Tutti qua a prendere la medaglia. Giovanni, dai. È un po' complicato. Giovanni ha sempre il problema, però ragazzi, cioè, non è che dovete prendere in giro lui che si sente proprio. Allora, intanto gli diamo le medaglie. Bravo Giovanni. Facciamo la consegna delle medaglie, prego ragazzi. Ponetevi qui davanti a tutti. Sofferente, già un po'. Un applauso a questi ragazzi che hanno sono battuti anche loro. E io direi il trofeo per il terzo posto al claudicante Giovanni, perché mi sembra giusto darlo a lui. A me la schiena. Non è per non dare adito a queste voci di dicerie. Sta facendo la foto Claudio, quasi. Sì, qua. Ok. Bravi ragazzi. Grazie Giuseppe. Adesso il signor sindaco, se ci regala il momento del secondo classificato, la squadra dei gialli, che si sono battuti con grande impegno, ma neanche quest'anno hanno tolto lo scettro a Gabriele e compagni. Prego ragazzi, avvicinatevi, complimenti, complimenti, avvicinatevi. Il signor sindaco di... Giuseppe, prendilo lui, dai, non fare il figlio. Foto di rito e poi medaglia a tutti quanti. Scusate per... Ringraziamo il signor sindaco che ci ha aspettato nonostante l'ora tarda. Diciamo, speriamo il prossimo anno di farlo nel campetto adiacente in alto, questo memoriale. Ci vediamo con impegno, reciproco. E scavare il rullino. Aspetta. Ok. Bravi ragazzi, bravi. E adesso andiamo alla squadra vincitrice, i Celesti. Prego ragazzi, avvicinatevi. Che vengono premiati dalla famiglia La Rosa nella persona di mia madre. Direi di consegnare prima le medaglie, facendo i complimenti a ognuno di loro, che per il secondo anno consecutivo vincono. Bravi ragazzi. Il premiatore ufficiale delle medaglie è mio fratello, che lo sta pure mettendo al collo come si fa nelle manifestazioni serie. Bravo, bravo. Se non vado il tuo ruolo, che è il tuo ruolo.
E questo è il trofeo capitano. Che vi consegniamo. A favore di camera, per favore. Un applauso. Bravi ragazzi, continuate così. Bene, speriamo di vederci il prossimo anno con tutti voi e di incrementare anche le altre squadre, perché sinceramente quest'anno abbiamo avuto diverse segnalazioni poi di gente che avrebbe voluto partecipare. E sarà nostra cura il prossimo anno di organizzare anche in maniera diversa e di ampliare il giro un po' a tutti quanti. A questo punto vi invitiamo a condividere con noi un pezzo di torta. Come l'anno scorso. Ma ora non c'è la foto tutti insieme. Sorridete? Ciccio! Stefano!